Dopo Expo, un altro importante traguardo, perché non ci sono mai gli arrivi, ci sono i traguardi per il mais spinato di Gandino. Parliamo un po' di questa sorpresa che ha stupito un po' tutta la valle. Sì, grazie a questa bergamaschità in terra toscana, la presenza di lavoratori veri in Toscana che stanno lavorando proprio al consorzio del Brunello di Montalcino, e grazie al fatto che sono stati assaggiati i nostri prodotti in quel di Montalcino, ci hanno invitato a partecipare alla presentazione del 50° anniversario di questo Benvenuto Brunello, dove si presenta l'annata 2011, ma di fatto è il 50° di fondazione di questo sodalizio del vino credo più conosciuto al mondo. E l'abbinamento galletta e vino e Brunello diventa l'occasione di essere insieme per portare avanti ancora questo progetto del mais spinato che, come dicevi, non ha confini. Oggi credo che grazie a questa ulteriore visibilità il mondo conosce il Brunello, ma è riuscito a conoscere anche il nostro mais, che su tutte le tavole, su tutti i tavoli dei giornalisti, più di 200 giornalisti accreditati, insieme al Brunello ci sono le nostre gallette prodotte col mais spinato di Gandino come materiale, come cibo, come cambio del gusto nel momento in cui si assaggiano bottiglie di vino che, come tutti sanno, non sono di qualità di quale c'è il Celsa di più, perché credo sia il numero uno del vino conosciuto al mondo, e quindi questo anche per noi diventa un'ulteriore grossa opportunità di conoscenza di questo progetto e del nostro territorio. La Val Gandino è ancora in mostra anche in questa occasione. Quest'anno si festeggiano i 50 anni della nascita della denominazione Brunello di Montalcino. È stato realmente il 1966 un momento storico dove già i produttori esistenti, che già allora producevano, imbottigliavano e vendevano Brunello di Montalcino, sono riusciti ad ottenere la denominazione di origine controllata, una garanzia per loro stessi ma anche per i consumatori, una pietra miliare perché si veniva a creare un disciplinare di produzione in modo che tutti i produttori producessero allo stesso modo, ovvero sia utilizzando solo ed esclusivamente Sangiovese. Vitigno difficile, vitigno che dà grandi risultati, e a Montalcino dà, possiamo dire, i migliori risultati a livello qualitativo. Ad accompagnare questa degustazione abbiamo un prodotto che viene da Bergamo, dalla Valseriana, e per la Valseriana è un onore essere presente. Cosa ci dice in merito? Conosciamo l'azienda che ce la viene a proporre perché è la nostra azienda di fiducia che sta portando avanti i lavori di ristrutturazione della nuova sede del Consorzio del Brunello. Le abbiamo già visti all'opera nella chiesa di Sant'Agostino, un'azienda molto professionale, molto capace, che sta facendo realmente degli ottimi risultati. A livello di curiosità, abbiamo notato, arrivando in questo bellissimo contesto di Montalcino, che non c'è soltanto una rima fra Gandino e Montalcino, ma c'è anche l'altitudine sul livello del mare che è assolutamente la stessa. Questo per dire, con una battuta, che il mais spinato è sempre assolutamente all'altezza della situazione. All'altezza perché si trova in un contesto assolutamente prestigioso, per certi versi incredibile, che rilancia, per così dire, il tema del mais spinato dopo le grandissime soddisfazioni Expo Milano 2015. Una bella soddisfazione fra eccellenza e cisindente, vogliamo dire così, e evidentemente tanta curiosità per il nostro prodotto, e questo è davvero anche un buon auspicio per i suoi sviluppi futuri. Il mais spinato si pone il traguardo di mai derogare, anzi per quanto possibile migliorare, anche confrontandosi con esperienze di altissima eccellenza. Eccellenza il mais spinato lo è, chi lo gusta, chi lo assaggia lo può confermare.
lo può diventare anche nell'ambito molto più ampio del contesto dell'enogastronomia italiana e possiamo dire mondiale, perché dopo Expo 2015 e dopo la presentazione del Benvenuto Brunello proprio nel 50° della DOC del Brunello di Montalcino, credo che siano davvero traguardi di grande onore per la comunità della Valgandino, per le Cinque Terre della Valgandino e per chi in questo progetto ha sempre creduto.